Siamo pronti! Abbiamo Agata con noi, il secondo libro. Questo libro è un libro molto importante per me perché è stato uno dei racconti che io ho condiviso con un illustratore che si chiama Lorenzo Santinelli, che ha disegnato il mio racconto. Quindi, quello che vi dicevo l'altra volta, molto spesso non si è soltanto illustratori, ma anche scrittori, e in questo caso l'ho scritto io. Vi presento Agata, la donna cannone. Lo vedete che sta dentro al cannone? Questo, signori e signori, è il cannone dove sta dentro Agata. All'interno di questo libro, questa qui si chiama Risguardo, che è la parte che precede il blocco libro, abbiamo una cosa bellissima, guardate bene. Tutte le prove di colore che ha fatto Lorenzo per riuscire ad arrivare alla colorazione perfetta della nostra Agata e del mondo su che la riguarda. Attenzione, attenzione che inizia il nostro racconto. Guardate che succede. C'è una piccola rotaia con un trenino. Questo trenino, piano piano, ci porta a trovare tutti gli altri vagoncini che sono vicino al tendone. Eccolo il tendone. Guardate quanto è bello, pieno di gente che va a vedere lo spettacolo. Tutti quanti stanno aspettando di vedere Agata. E quindi che cosa succede? Attenzione, attenzione, guardate chi arriva. Lo vedete? Il domatore presentatore, anzi, questo è il presentatore. E dice: signore e signori, vi ruberò soltanto poco del vostro preziosissimo tempo. Siamo lieti di presentarvi il più grande e pericolosissimo numero mai visto al mondo, la donna cannone. E tutti un applauso, bimbi, un applauso. Brava, 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 brava Agata! Siamo pronti? E quindi che cosa succede? Ecco che arriva Agata. 3, 2, 1, boom! Il cannone spara. E Agata vola. Eccola che sta volando insieme sopra il pubblico. Il pubblico la guarda tutta esterrefatta e dice: mamma mia, Agata! E Agata vola, 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 vola sparata dal suo amico cannone. Agata non era così leggera. Spesso faceva fatica a mantenere la rotta. Il cannone era lì, appena sotto la grande insegna luminosa, in moto altero. Non aveva sguardi che per lei. E giriamo la pagina. Ecco Agata che continua a volare e che si trova in mezzo alle stelle. Questa notte ci divertiremo, le dissero le stelle. Vedete quanti cappellini, erano tutti quelli che Agata aveva perso durante i suoi voli e li perdeva puntualmente nel cielo. Ecco qua, ecco l'Agata che tocca con un dito il tendone. Agata si ritrovò a galleggiare nel cielo nero pece e con un'ultima bracciata toccò il grave soffitto nero con un dito. Stretta nel suo costume a righe, illuminata dalle luci della ribalta, sfidava la gravità. Era partita dal tendone ed era volata nel cielo. Ma prima di bucare il tendone, Agata la troviamo qui, attaccata. Oh, una giraffa! Ma dove era finita Agata? Perché ogni volta che faceva un lancio finiva da una parte opposta. Ma questa volta è finita proprio male, dentro una mastella gigante di acqua e la giraffa che la guarda interdetta. La giraffa la guardava interdetta, puntellando le sue gambe allampanate. Ne aveva viste di cose strane. In ammollo nell'acqua gelida, dopo un tuffo carpiato e triplo, Agata si rialzò grondante, trafiggendola con lo sguardo. La povera giraffa aveva visto Agata, ma Agata era talmente arrabbiata che la trafisse con lo sguardo. Guarda com'è ridotta qui Agata, dentro il tendone completamente bagnata, una donna distrutta. La nostra Agata,
E guardate qua com'è conciata. I capelli bagnati poi si arruffano, si arruffano, si arruffano finché diventa completamente una parrucca di ricci. Gli atterraggi non erano il suo forte. Finiva puntualmente gambe all'aria. Questa è l'ultima volta, ripeteva a se stessa, convinta che prima o poi avrebbe trovato il modo di sbarazzarsi del cannone. Mi sa che Agata è un po' arrabbiata. Mi sa che Agata comincia a stancarsi di questi voli. Attenzione, ragazzi, dobbiamo aiutarla. Al tre dobbiamo dire 3, 2, 1, boom! Siete pronti? Pronti? Guardate che lei è pronta, per essere sparata. Guardate dove è incastrata, poverina. Pronti? 3, 5, 4, 3, 2, 1, boom! Fuoco! Agata era partita. Volo numero 964. 5, 4, 3, 2, 1, fuoco. Tappatevi le orecchie! Boom! E la povera Agata finalmente, per l'ennesima volta, pensate, era il numero 964. E dove la troviamo questa volta? Prima l'abbiamo trovata in una mastella, adesso? Lo spazio non è qualcosa che possiedi, ma che attraversi. Ecco che Agata sta volando. E dov'è Agata? Agata spesso si sente un treno con biglietto di andata e ritorno. A volte invece pensa di essere solo un uccello. Sono solo di passaggio, come queste anatre migratrici, si ripeteva sbattendo le sue braccia morbide. Eccola qui, insieme alle anatre, che sta migrando nello spazio infinito. E quindi questa volta Agata l'abbiamo trovata in mezzo al cielo con le sue amiche anatre. Ma il domatore, che era suo amico, che cosa le dice? Agata, hai bisogno di rilassarti. Lasciati andare, rilassati, fermati, le sussurrò il domatore. Agata la guardava interdetta, non aveva mica paura di quel faccione gigante. Assolutamente, sapeva che era amico suo e voleva solo il suo bene e aveva bisogno di spiegare come si sentiva. Guardatelo, questo signore immenso che parlava ad Agata che era così piccola. Eccola qui, stordita dalla pressione dei lanci, ritrovava il suo equilibrio perduto solo sopra una tovaglia a quadretti consumata dal tempo. Eccola qui. Quindi cosa fa Agata? Ah, lei ha trovato il suo modo per rilassarsi. Ha trovato tutte le sue leccornie, torte, tortine, pancake, cupcake, dolcetti. Guardate quanto è contenta. È contentissima. Finalmente riesce a rilassarsi un pochino. E qui Agata si annodò il cappellino con pennacchio ben stretto. Quanti ne aveva persi? A decine. Molti erano diventati trofei per il pubblico pagante. Senza far rumore entrava in quel collo di bottiglia metallica, mentre il vento degli applausi la trascinava nella sua folle corsa. E quindi lei in silenzio entrava sempre nel collo di bottiglia. Che cos'era il collo di bottiglia? Era il collo del cannone. Vedete che era un po' cicciottellina morbidosa e cercava di entrare, ormai era stanca perché non riusciva più a entrare come ai vecchi tempi. Eccola qui la nostra Agata! Fin troppo paziente, affamata di fama, si era fatta condurre per mano dal suo pubblico verso un successo che ora le stava stretto, come il suo bel costume a righe. E cosa pensa Agata? Abbiamo sempre un'altra occasione per essere noi stessi, pensò Agata sorridendo. E quindi, che cosa ci vuol dire Agata? Ci vuol dire una cosa molto importante, che c'è sempre un altro modo per essere noi stessi. Abbiamo sempre un'altra chance nella vita. E quindi Agata questa volta aveva un suo pensiero, ma continua lo stesso a volare. Continua lo stesso a volare. Eccola qui. La vedete? Ma guardate quanto è bella. Grandi spazi.
Silenzio, panorami precari che riempiono i suoi occhi. Andiamo avanti. Succede alla povera Agata l'ultima volta? Guardate dove sta! Ci sono tutti i panni stesi! No, non mi dire! Veramente! Eccola qui! Disperata la povera Agata! Agata è stanca di essere lanciata in aria come un calzino. Si sente proprio un vero calzino la povera Agata. E stava veramente stancandosi, Agata. E allora che cosa decide? Agata le pensa tutte e a un certo punto le viene un'idea. Come posso eliminare il cannone? Voi come avreste eliminato il cannone? I bimbi mi avevano detto: lo seppelliamo, maestra! Ma è difficile seppellire un cannone. Lo facciamo esplodere! Lo nascondiamo dentro il tendone! Lo mettiamo nella gabbia degli elefanti! Ognuno aveva trovato una soluzione. Ma Agata ha una soluzione migliore. E pensa, che potrei fare con questo cannone? Le viene un'idea credibile. Guardate. Agata trasforma il cannone in un biscotto, lo intinge del latte e se lo mangia. Guardate bene. Quella sera avrebbero annunciato il volo 999, l'ultimo. Agata trionfante. Seduta sulla pidana del circo, si delizia con una tazza di latte e biscotti e decide: basta con questo cannone, da grande voglio fare la ballerina.